Ciao e bentornati su Shify Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film d'azione e di fantascienza americano del 2018 chiamato Keen. Buona visione. Il film inizia in una fabbrica abbandonata e semidistrutta, dove sembra che al suo interno sia in corso una battaglia. Pochi istanti dopo, avviene un'esplosione, provocando un enorme buco nei muri. La scena si sposta su un ragazzino di nome Elijah che è appena stato sospeso da scuola per aver combinato qualche guaio. Dal momento che suo padre non può arrivare a scuola, un insegnante si offre di accompagnarlo a casa. Poco dopo, visitata una tomba, va poi con la sua bicicletta in una fabbrica a raccogliere vecchie cianfrusaglie. Alla fine, arriva alla fabbrica abbandonata mostrata all'inizio del film e si intrufola nel posto. Durante l'esplorazione, è molto scioccato quando scopre diversi cadaveri dotati di pistole super avanzate e tute moderne. Eli tenta di toccare la pistola e accidentalmente la attiva con il pollice, ma non se ne accorge. Il cadavere vicino alla pistola inizia a muoversi, cosa che lo fa spaventare, per cui scappa immediatamente dalla fabbrica in sella alla bici. Il padre di Eli, Al Solinsky, torna a casa ed è molto deluso dall'atteggiamento di suo figlio. Mentre aiuta suo padre, Eli afferma di aver attaccato il suo compagno di scuola perché stava parlando male della madre, il quale ha portato per lui una sospensione. Al lo capisce e dà un consiglio a suo figlio, dicendo che si comporta in modo duro nei suoi confronti perché il mondo è duro. Quella sera, il fratello di Eli, Jimmy, torna finalmente a casa dopo aver trascorso 6 anni della sua vita in prigione. Esplora la casa e vede accidentalmente le scarpe sporche di Eli. Promette a suo fratello che gliene prenderà un paio nuovo. La famiglia poi ha una cena imbarazzante e tesa, in cui Jimmy chiede a suo padre se può trovare un lavoro nel suo cantiere, ma Al si rifiuta di aiutarlo perché è un ex detenuto. Deluso, Jimmy se ne va dalla cena e si dirige a casa del suo ex datore di lavoro per finire i suoi vecchi affari. All'arrivo, viene rivelato che Jimmy deve allo spacciatore, chiamato Taylor Batik, $60,000 e lo informa che non ha i soldi con sé ora. Taylor non è felice di questa scoperta e minaccia che lui e la sua banda daranno la caccia alla sua famiglia. Jimmy parla con suo padre del debito e tenta di prendere in prestito denaro da lui, ma ad Al non interessa. Menziona quindi una cassaforte che è custodita nell'ufficio di Al, progettando di rubare i soldi da lì. Il padre gli proibisce furiosamente di farlo e lo caccia subito di casa. Prima di andarsene, Jimmy è sconvolto dal fatto che suo padre ha cancellato ogni traccia di lui in casa, rivelando che Eli è in realtà un figlio sostitutivo. Nel frattempo, Eli torna silenziosamente alla fabbrica abbandonata dove trova la pistola aliena e decide di portarla con sé perché sembra figo. Il giorno successivo, Al si arrabbia quando scopre che suo figlio sta rubando delle cianfrusaglie per guadagnare dei soldi. Lo porta quindi con sé al cantiere in cui lavora, ma Al nota qualcosa di strano e dice a suo figlio di aspettare in macchina. Si avvicina all'ufficio e trova Jimmy, Taylor e la sua banda che stanno tentando di rubare dalla cassaforte. Jimmy avverte suo padre di non intervenire, ma lui insiste, ordinando loro di rimettere i soldi al loro posto. Taylor poi spara ad Al, ma Jimmy prende immediatamente la pistola e spara ai suoi scagnozzi, compreso suo fratello Dutch, che viene colpito al collo. Al muore nella sparatoria e Jimmy sfrutta questa opportunità per prendere i soldi e precipitarsi alla macchina. Lui guida l'auto in preda al panico, mentre mente a Eli, dicendo che il loro padre lo ha chiamato a prenderlo dal momento che è impegnato. Tornano a casa per prendere tutto il necessario e Jimmy decide di portare Eli con sé per fuggire al lago Tahoe. Non molto tempo dopo, i gangster arrivano a casa di Al, ma non trovano nessuno. Taylor tiene un funerale per suo fratello e ordina a tutti i suoi uomini di dare la caccia a Jimmy. Dall'altra parte, 2 soldati, che parlano in lingua straniera, arrivano alla fabbrica abbandonata per recuperare la pistola aliena, ma non riescono a trovarla poiché è stata presa da Eli. Dopo aver guidato lontano, decidono di pernottare in un motel dove Eli scopre che la pistola aliena ha 3 tipi di spari unici. Jimmy, inoltre, mantiene la sua promessa di regalare un nuovo paio di scarpe a suo fratello. La mattina dopo, Eli si intrufola in macchina e tenta di chiamare suo padre, ma nessuno risponde, quindi gli manda un messaggio vocale, rivelando a Taylor la sua posizione, in quanto ha ancora lui il telefono di Al. Successivamente, continuano il loro viaggio verso ovest e Jimmy porta suo fratello in uno strip club, dove gli mostra come flirtare con una ballerina, Millie. Accetta l'invito di Jimmy a ubriacarsi con lui, e si comporta in modo amichevole nei suoi confronti e di Eli. Millie torna al lavoro e i fratelli continuano a bere. Jimmy riesce sempre ad evitare le domande su quello che è successo al padre. Ad un certo punto, da ubriaco, prova a salire sul palco e a ballare con Millie. Il proprietario del club, Lee, e i buttafuori cercano di fermarlo, ma Jimmy continua a comportarsi in modo arrogante e finisce per essere picchiato ripetutamente.
Eli corre a prendere la sua pistola aliena e minaccia i buttafuori con essa. Una stecca da biliardo che cade lo fa trasalire e fa fuoco con l'arma verso la tavola, facendola a pezzi. Millie, Jimmy ed Eli poi scappano dal club. Si fermano per un po' e Jimmy cerca di attivare la pistola, ma si chiude. Eli cerca quindi di dimostrare la capacità della pistola sparando verso i pagliai. Poco dopo, Jimmy si rende conto di aver lasciato una borsa piena di soldi nel club. I tre, allora, decidono di soggiornare in un motel dove Millie chiede della cicatrice sulla mano di Eli. Sostiene di averla ereditata dai suoi genitori biologici. Più tardi quella notte, Millie propone un piano per riavere i soldi da lì, ma lei in cambio ne vuole una parte se la rapina avrà successo, cosa su cui Jimmy è d'accordo. I tre arrivano ad un allevamento di mucche e i fratelli si intrufolano nel rifugio dove affrontano Lee e i suoi amici. Jimmy minaccia di sparargli con la pistola aliena se non collaborano e ordina a Lee di restituirgli i soldi. Dopo averli ricevuti indietro, i due scappano mentre vengono inseguiti dagli uomini. Fortunatamente per loro, riescono nuovamente a fuggire dopo che Eli ha lanciato un'enorme esplosione contro un'auto. Nel frattempo, i soldati arrivano al club, rilasciando un dispositivo super avanzato che consente loro di rivedere cosa è accaduto lì. Riescono anche a identificare Eli con la pistola. Il giorno dopo, i tre si fermano in un casinò e prenotano una camera d'albergo per la notte. Lì, Jimmy si sente a disagio e si sente in colpa per quello che ha fatto. Per alleviare lo stress decide di sprecare i soldi al casinò. Mentre mangia, Eli vede il telegiornale in TV, apprendendo che suo padre è stato ucciso e la polizia sospetta che i fratelli siano i colpevoli. Si precipita al casinò e affronta Jimmy. Rendendosi conto che potrebbero essere nei guai, cercano di scappare, ma vengono arrestati dagli agenti locali. Dall'altra parte, Taylor viene informato dell'arresto di Jimmy e si dirige immediatamente alla stazione di polizia. Tornando a Jimmy, finalmente dice la verità su lui e Taylor che hanno rubato i soldi al padre e di come Al sia morto. Si scusa con Eli, che sembra molto arrabbiato con suo fratello. Pochi istanti dopo, Taylor e la banda arrivano alla stazione di polizia dove eliminano spietatamente i poliziotti uno a uno. Uno degli ufficiali entra nella stanza dove sta Eli. Il ragazzo lo implora di rivelare la posizione della sua pistola e l'ufficiale gli dà la chiave con riluttanza e gli ordina di andare nella stanza delle prove. Per farla breve, Taylor trova Jimmy e lo trascina fuori dalla prigione. Non vuole ancora uccidere Jimmy, perché aspetta che Eli si faccia vivo e guardi suo fratello venire ammazzato. Eli arriva con la sua pistola e spara direttamente verso uno degli uomini. Segue uno scontro a fuoco, ma è una lotta unilaterale poiché Eli riesce a eliminare ogni gangster con un solo colpo. Ad un certo punto, cambia lo stile d'attacco della pistola e spara rilasciando un'enorme esplosione che distrugge l'intero corridoio. Nel frattempo, l'FBI arriva e circonda il posto. Jimmy si rende conto che non c'è via d'uscita ora e ordina a Eli di arrendersi. Si scusa con suo fratello e non si aspetta nemmeno il suo perdono. Subito dopo che si sono inginocchiati, Taylor improvvisamente esce dal nulla, puntando la pistola contro Jimmy. Tuttavia, poco prima che premi il grilletto, i soldati si lanciano verso la stazione di polizia con le loro supermoto. La polizia tenta di abbatterli sparando loro continuamente, ma inutilmente, visto i loro elmetti e tute antiproiettile. Uno di loro lancia una granata, che congela tutti all'interno della stanza tranne Elijah. La situazione congelata vede Taylor che ha sparato con la pistola verso Jimmy. Si avvicinano a Eli, che è spaventato, e sta puntando contro di loro la pistola. Successivamente, si rivelano e l'uomo afferma che Eli è uno di loro, ecco perché è in grado di attivare e far funzionare l'arma aliena. Mostra anche le stesse cicatrici nella sua mano, il che fa sì che Eli si fidi di lui e decide di consegnargli l'arma. Dopodiché, la donna apre un portale verso un'altra dimensione. L'uomo proibisce a Eli di andare con loro, siccome il loro mondo è in guerra. Prima che se ne vadano, la donna devia il proiettile verso la testa di Taylor. Il tempo torna alla normalità e il proiettile alla fine colpisce Taylor. Nello stesso istante, la SWAT fa saltare in aria la porta e arresta i fratelli. Jimmy viene preso di nuovo in custodia e l'agente Morgan Hunter parla con Eli, che si rifiuta di rivelare dove si trova l'arma. Poi si allontana dicendo che non è ancora finita. Millie alla fine arriva a recuperare Eli e quando lui la vede la sua mano inizia a brillare. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.